Ciao amici, bentornati sul canale. Siamo all'inizio di una nuova settimana e vi porterò con me nel corso delle mie giornate qui a Copenaghen. È estate, il tempo è bellissimo e quindi si possono fare un sacco di cose all'aria aperta. Io durante la settimana dovrò studiare, poi mi dedicherò al lavoro, a YouTube, all'attività fisica. Sto cercando di fare più sport possibile perché voglio sentirmi in forze per l'estate, per tutte le attività che farò durante l'estate. Penso che avrò un'estate molto attiva dal punto di vista dell'attività fisica. Spero che questo video vi sostenga durante questo periodo di sessione esami e vi ispiri anche a prendervi del tempo per voi stessi. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, iscrivetevi, condividete con altre persone e fatemi sapere se avete altri consigli di video che posso fare su questo canale. Ho iniziato il mio lunedì con una buona carica di energie e dopo aver studiato danese per un paio d'ore, alle 8 ho iniziato a fare un allenamento di Pilates per le gambe, seguito da un altro per gli addominali. Per questi allenamenti, a volte improvviso in base agli esercizi che ho voglia di fare, mentre altre volte seguo dei video online. Questa mattina ne ho seguiti due della youtuber Lily Sabri. Finito l'allenamento, ho fatto stretching utilizzando alcune posizioni di yoga. Sono pronta per iniziare a lavorare. Questa mattina lavorerò in autonomia, devo preparare alcuni documenti e poi avrò delle riunioni nel corso del pomeriggio. Aver fatto attività fisica al mattino mi aiuta tantissimo ad avere un buon approccio alla giornata perché sento di aver già fatto qualcosa per me stessa. E la stessa cosa vale per la lettura e per lo studio prima di iniziare a lavorare. Ho lavorato tutta la mattina senza pause su un memorandum e poi su un report legale. Come vi dico spesso, preferisco lavorare senza mai fare pause per entrare nello stato di flow e concentrazione e completare i task senza distrarmi. Vado a fare una power walk nella pausa pranzo. Faccio sempre il possibile per ricavarmi tre quarti d'ora o un'ora di pausa pranzo per fare una power walk nella natura. Molti di voi mi hanno chiesto di che cosa si tratta e la power walk in pratica è una camminata più veloce possibile, contraendo i muscoli delle gambe e dell'addome e mantenendo il battito cardiaco elevato. Sono tornata adesso dalla power walk, ho fatto 5 km e mezzo in totale, a una velocità abbastanza sostenuta, non ci ho messo molto tempo e adesso ho giusto il tempo per darmi una rinfrescata e prendere il pranzo dal frigo che avevo già preparato ieri, mangerò e poi mi rimetterò a lavorare. Mi aiuta molto muovermi in mezzo alla giornata perché mi fa sentire attiva anche se passo gran parte del tempo poi alla scrivania. Dopo aver pranzato, ho poi bevuto uno smoothie e mangiato una barretta di avena, cioccolato e burro di arachidi che avevo preparato nel weekend. Finita la pausa pranzo, ho ripreso a lavorare al computer per rispondere ad alcune mail che avevo in sospeso e ho fatto un paio di riunioni con i miei colleghi. Ho finito ora di lavorare e adesso sono pronta per uscire perché devo andare prima a fare un test rapido del Covid e poi avrò una lezione pratica di vela, però a terra in cui impareremo diversi nodi e impareremo a fare l'impiombatura delle cime. Vi dirò poi di più su che cosa si tratta e non vedo l'ora, quindi sono pronta e adesso vado in bici fino a fare il test del Covid e poi vado al porto e in totale saranno una decina di chilometri in bici. Quindi andata e ritorno faranno un altro buon workout per questa giornata.
fatto il test del Covid in questo mega tendone adibito allo scopo. Ho subito ricevuto il risultato negativo e dopo 10 km di bici sono arrivata al porto. La lezione è stata molto interessante e ho imparato diverse tecniche utili per approntare le cime e mantenerle correttamente. Dopo la lezione abbiamo socializzato e ci siamo goduti un meraviglioso tramonto sul porto che ci ha accompagnati durante i 10 km che abbiamo fatto in bici per tornare a casa. Martedì mattina, dopo aver studiato danese, ho di nuovo fatto due workout, uno per le gambe e uno per gli addominali, seguendo sempre un video di Lili Sabri. Poi ho fatto di nuovo un po' di yoga. Mi sono poi sistemata e ho iniziato a lavorare. Durante la mattinata ho partecipato a diverse riunioni con i miei colleghi. Ho poi pranzato con una versione alternativa dell'insalata greca e pane nero di segale e poi ho ripreso a lavorare per il resto del pomeriggio. Finito di lavorare, ho partecipato ad una lezione avanzata di yoga al mio centro yoga a Copenaghen, molto bella ma intensa. Dopo yoga, ho fatto una camminata con il mio fidanzato, scattato qualche fotografia e poi abbiamo cucinato e cenato insieme. Mercoledì mattina mi sono alzata presto, ho studiato un po' e poi mi sono preparata per andare in ufficio, cioè per fare 10 km in bici. Arrivata in ufficio, mi sono fatta la doccia e cambiata negli spogliatoi dell'ufficio e ho lavorato lì per tutto il giorno, cioè non dagli spogliatoi, ma dalla mia scrivania. Sono appena tornata a casa dall'ufficio dopo altri 10 km in bici, un po' nel traffico, ma nel bel tempo. Quindi è stato piacevole, è stata una giornata di lavoro non troppo intensa, abbastanza normale, senza troppi drammi. Adesso aspetto che arrivi il mio fidanzato e poi andiamo a fare una passeggiata fuori perché il tempo è bellissimo. E poi stasera avrò un po' di cose da fare sulla mia to-do list tra studio e un po' di cose da finire per YouTube. Dopo la camminata ho fatto un breve workout per gli addominali e poi ho cenato con il mio fidanzato che nel frattempo aveva cucinato. Giovedì ho iniziato la mia giornata con una lezione intensa di yoga. Finita la lezione, mi sono fermata qualche minuto in un parco vicino al centro di yoga per godermi i raggi del sole mattutino.
Mi sono poi preparata e ho lavorato senza pause fino all'ora di pranzo, per poi continuare per il resto del pomeriggio. Get bad memories and leave those hurting knees behind. Birds are filling up the sky. Finito di lavorare, poiché alle 6 sarei dovuta andare a fare vela, ho preparato un porridge buono e nutriente con cacao, pesche, burro di arachidi e mandorle. Sing along as they hum and be fulfilled. Many more will come, many more. Ho poi preparato la borsa e sono andata in bici per 8-9 km fino al parco. La navigazione è stata piacevole anche se non c'era molto vento. Keep it steady, we will be the confetti. If we fail, we just reboot. You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall. Venerdì mattina mi sono fatta altri 18 km in bici tra andare e tornare dal dentista. Tornata a casa, ho fatto il mio solito allenamento per gli addominali, seguito da una breve sessione di yoga per fare stretching. But now I shine with your reflection on me. I'm getting back up on my feet. Poi ho iniziato a lavorare. Nella pausa pranzo ho fatto una power walk di 4-5 km, andata e ritorno al centro Covid test per fare un test rapido e poi sono tornata a casa. Ho pranzato e ho ripreso a lavorare. Sabato ho completato alcuni task di studio e per YouTube, ho passato del tempo all'aria aperta in compagnia e poi sono andata a cena fuori con degli amici. Ciao amici, oggi è domenica e abbiamo deciso di prendere le bici e fare una biciclettata di circa 30-40 km. Vogliamo andare a Trauer, che è una zona di Copenaghen molto lontana dal centro, su un'isola che si chiama Ama, vicino all'aeroporto di Copenaghen. Non ci sono mai stata, ma deve essere molto bella perché le case sono molto carine e poi è vicino al mare, c'è un porto, mi piacerebbe anche andare a vedere il porto. Quindi, siccome la giornata è bellissima, prenderemo le bici e andremo fino a Trauer. Adesso è mattina. Quindi non so se ci fermeremo a pranzo lì oppure torneremo indietro per pranzo, vedremo. Comunque una giornata alla scoperta di un posto nuovo facendo anche un po' di attività fisica. Siamo arrivati a Trauer. Lasciamo le bici qui in questa piazzetta e giriamo un po' nella città vecchia e poi andiamo verso il mare.
Tornati a casa, ce l'abbiamo fatta. Sono stati alla fine 35 km più o meno tra andata e ritorno, più una bella camminata lì nella cittadina. Fa caldissimo oggi, la giornata è veramente bella. E adesso preparo il pranzo e mangeremo le cose che abbiamo comprato nella pescheria a Drouwer. E poi nel pomeriggio ci rilasseremo e penso che andrò a fare un bagno poi nel tardo pomeriggio. Queste sono le cose che abbiamo comprato. Queste sono polpette di pesce, questo è un filetto e questo qui è salmone affumicato. Dopo pranzo abbiamo giocato a un gioco da tavolo di Sherlock Holmes e mangiato delle barrette al cioccolato e frutta secca preparate da me. Come avete visto nel corso di questo video, è stata una settimana molto attiva. In generale mi piace avere una vita attiva, fare sport, muovermi, perché mi fa sentire bene, mi sembra che il fatto di muovere il mio corpo crei più energia che posso utilizzare su moltissime attività. In generale sono felice quando mi muovo. Ovviamente vado moltissimo in bici perché a Copenaghen è quasi d'obbligo, ovviamente potrei prendere i mezzi pubblici, ma preferisco utilizzare gli spostamenti anche per fare attività fisica e soprattutto in questo periodo non prendere i mezzi pubblici. Mi piace molto andare a camminare, fare le power walk, quindi camminare a una velocità molto sostenuta, facendo salire il battito cardiaco. Mi piace farlo soprattutto al mattino presto oppure in mezzo alla giornata per staccare mattino e pomeriggio, per rinfrescare un po' la mia mente. E come avete visto faccio molto pilates, molti esercizi muscolari e faccio molto yoga, e le due cose sono un po' collegate perché per fare yoga a livello un po' più avanzato mi servono dei muscoli che alleno facendo pilates. E poi vela, come sapete, è una mia grande passione. Come avete potuto vedere non ho proprio una routine fissa di workout, faccio quello che mi sento di fare e quello che mi piace. Non ho obiettivi di fitness per quanto riguarda il mio corpo, per come l'estetica del mio corpo. Chiaramente preferisco mantenere un buon aspetto fisico, ma quello che mi interessa è la forza fisica e il modo in cui mi sento. E avere un corpo ben nutrito dal punto di vista del cibo e forte dal punto di vista dei muscoli mi fa sentire bene, indipendentemente da qual è il mio peso, quali sono le mie misure. Ed è proprio da quando ho iniziato a concepire il fitness in questo senso, l'attività fisica come qualcosa di orientato al benessere del mio corpo e non solo all'estetica, che mi sono sentita più motivata a fare tanto sport e che l'ho apprezzato di più. Spero che questo video vi sia stato utile per vedere come concilio lo sport, l'attività fisica con le altre attività. Ovviamente non vi ho mostrato i miei momenti di studio questa settimana, sono stati sempre al mattino prima di iniziare a lavorare e un po' nel tardo pomeriggio e alla sera. Non ve li ho mostrati perché altrimenti sarebbe stato un video lunghissimo e vi parlo già di studio in tanti altri video. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo video e quali sono i vostri suggerimenti per altri video. Mi piacerebbe avere un feedback da parte vostra per migliorare i miei contenuti sempre di più in futuro. Spero che il video vi sia piaciuto, lasciatemi un like, lasciatemi un commento, seguitemi su Instagram e io vi abbraccio forte, vi auguro una buona domenica e ci vediamo nel prossimo video.